abbiamo con noi una gradita ospite, Carola Stobeus, della diacona della Chiesa Valdese di Torre Pellice, a cui diamo il buongiorno, il buon pomeriggio, il benvenuto. Ciao Carola, bentornata. Grazie mille, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora Carola, abbiamo organizzato questa intervista con te perché come Chiesa Valdese di Torre Pellice state organizzando un concerto dedicato a un personaggio che ha davvero speso la sua vita per la musica, cercando anche di attualizzarla, no? Un pochino, di renderla più vicina anche ai canti dei cori, corali, coretti delle nostre chiese, e questa persona è Ferruccio Corsani, a cui dedicherete questo concerto dal titolo Eccomi, mandami, poi spiegheremo anche il perché del titolo, che si terrà domenica 4 dicembre nel Tempio Valdese di Torre Pellice, giusto? Alle 17 il pomeriggio. Sì. Allora, come nasce questa idea, Carola? Perché e con che obiettivi? Allora, in realtà quest'estate che ho dovuto registrare un culto e mi serviva un canto per accompagnarlo, ed era una scelta quasi obbligatoria di prendere il canto Eccomi, eccomi, manda me, che ormai fa parte del patrimonio musicale delle nostre chiese. E ho scoperto in quell'occasione che Eccomi, eccomi, manda me è stata cantata e composta nel 1972 ed è stata cantata sempre per la prima volta al sinodo del 1972. Ah, quindi 50 anni fa. Esattamente 50 anni fa. Allora da lì l'idea, ma perché non facciamo un pomeriggio con la musica di Ferruccio Corsani e con lui, perché Ferruccio è veramente il musicista, il nostro musicista ancora vivente. Ferruccio, Dio piacendo, compierà 95 anni in dicembre, e allora un pomeriggio con la sua musica non sarà soltanto l'idea del concerto, ma proprio un po' di chiacchierare intorno ai suoi canti che ormai sono entrati nella nostra enografia. Certo. Nella Chiesa Valdese Metodista, ma anche nella Chiesa Battista, e parlare con lui, avere lui insieme con noi per questo pomeriggio in musica. Certo, lui ha fatto parte anche appunto di commissioni che si sono occupati di musica, di dell'innario. Inni, dell'innario cristiano, insomma anche lui ha messo mano alla scelta, all'armonizzazione, in certi casi anche degli inni proposti. Eccomi, manda me è uno di questi inni che probabilmente molti e molte di voi conoscono, dopo ve lo facciamo anche sentire perché l'abbiamo trovato in archivio, e tra l'altro c'è un aneddoto particolare, Carola, che mi raccontavi fuori onda, che accompagna questo inno, che è un inno che in effetti ben si presta ad un accompagnamento con chitarra. Infatti mi è stato raccontata, perché io non ho partecipato, non ero qua, no, neanche in Italia, nel senso proprio ancora durante i studi. Allora, nel culto di apertura del sinodo del 1972, invece della solita corale, ha cantato Eccomi, manda me Carletto Arnulet con la chitarra. Uh-huh. E questo, a dire di qualcuno, è stato accolto non del tutto favorevole. Okay. Dai ben pensanti valdesi della valle, così mi è stato raccontato. Sì, era una cosa un po' particolare, in effetti l'utilizzo dello strumento chitarra nelle chiese valdesi, se pensiamo 50 anni fa, era proprio un po' una novità, ancora di più immagino per il culto di apertura del sinodo, insomma. Dove ancora oggi si cerca piuttosto la musica solenne, nel senso abbiamo avuto anche dei cori così, però... Certo. Cioè, la cornice chi frequenta il sinodo conosce, e allora invece quello a cui si lega un'altra cosa. Mm-hmm. Perché questo è stato il sinodo in cui è stato eletto il nuovo moderatore. Il moderatore o proposto in quell'anno era Aldo Sbaffi, Mario. Non, e prima dei miei tempi, scusate. Dopo controlliamo. Penso che sia Mario Sbaffi. Ma ci fu anche lì un cambio di programma? No, lui
ha scritto una lettera, perché lui era il candidato, è stato candidato durante il sinodo ed è stato eletto nuovo moderatore, dunque nel 72. Dopo lui ha scritto una lettera alla corale di Torre Pellice, di cui faceva parte Carletto Arnulette, che era presente dunque durante il culto di apertura. Ha scritto una lettera alla corale dicendo: quando mi è stato proposto la candidatura a moderatore, quello spirito dell'inno mi ha spinto a dire eccomi. Ah, io ci sto. Quindi poco magari apprezzato, poco accettato, diciamo così, nella quotidianità dei culti e ancora di più nell'apertura, il culto di apertura del sinodo, ma un testo che in effetti è un testo molto evocativo, quello di Eccomi manda me, perché invita davvero a impegnarsi e a mettere a disposizione della comunità i propri doni. Ecco. Esatto. E quindi è davvero un modo per dire forza, insomma, impegniamoci, facciamolo, e tra l'altro se lo facciamo tutti insieme sarà ancora più bello, ecco. E non sarò da solo. Giusto. E allora ancora anche Carletto, meno male, è con noi. Allora il nostro pomeriggio, domenica 4 dicembre alle 17 al Tempio Vadese di Torre Pellice, si aprirà, proprio piacendo, così. Proprio così. Con Carletto, con la chitarra e con il corretto, con Eccomi manda me. Bene, allora io ricordo questo appuntamento, segnatevelo, so che ci sono tanti appuntamenti, è vero, in questo periodo prenatalizio, ce ne sono tanti e si stanno definendo, ecco, gli ultimi programmi, ma questo intanto lo sappiamo già, ce lo possiamo mettere in agenda. Domenica 4 dicembre, pomeriggio alle 17, Tempio Valdese di Torre Pellice, questo concerto Eccomi manda me, in cui si festeggiano i 50 anni di questo episodio, ecco, legato all'apertura del sinodo del 1972. Si festeggia anche il compleanno di Ferruccio Corsani, che ha speso la sua vita per la musica e che, appunto, come ricordava Carola, a Dio piacendo sarà nel pubblico, ecco, a dialogare in modo così anche spontaneo rispetto alla passione, alla musica e a tutto ciò che ha prodotto. E noi chiudiamo con Eccomi manda me, una registrazione, ora non saprei dire esattamente di quanti anni fa, ma è una registrazione con la chitarra, con una bella voce tenorile che secondo me, Carola, potrebbe essere proprio quella di Carletto Arnulesse. C'è qualcuno all'ascolto che la riconosce? Ci faccia sapere. E intanto grazie per essere stata con noi. Grazie per l'invito.